Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo giunti per il secondo anno di fila con il pronostico della classifica della Serie A 2018-2019. L'anno scorso ho ingarrato benissimo le prime sei posizioni. Molti hanno detto che culo, ma rimanete zitti. Poi rimanete anche nella vostra convinzione che io abbia avuto culo, va bene. Io comunque i miei sassolini me li sono tolti in una maniera che vi dovete stare un'altra volta zitti. E quindi questa classifica che pronosticherò, proverò a fare il double per il secondo anno di fila. Questo video è in collaborazione da un'idea di Sigwolf, quindi nel mio, in altri canali uscirà la stessa tipologia di video, poi non lo so, dalle posizioni diverse in classifica. Comunque andate anche negli altri vlogger calcistici e vedete se hanno partecipato o no a questa iniziativa. E comunque eccomi qua, sperando di indovinare un'altra volta le posizioni. Chi lo sa, sarà il fato, saranno le squadre che scenderanno in campo. Detto questo, andiamo alla sigla e poi possiamo incominciare. Allora, ordunque, mamma mia, al primo posto vedo la Juventus. Ovviamente la Juventus, perché è una squadra forte, è una società forte, ha due squadre, perché effettivamente hanno due o tre squadre tra titolari e in panchina, e poi hanno Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che è il top dei top, probabilmente, no, niente, probabilmente. C'è chi lo reputa vecchio, e sappiamo tutti che lo ha reputato vecchio, un incompetente, ed è pure capo di una società di calcio, un incompetente, va bene, lasciamo stare, poi dicono a me che sono incompetente. Comunque, Juve non penso che vincerà a mani basse, perché credo che si concentrerà molto sulla Champions, ma nello stesso tempo non penso che sarà un campionato molto sofferto rispetto all'anno scorso. Poi, comunque, io prevedo ancora la Juventus al primo posto per l'ottavo anno di fila, se non vado errato. Al secondo posto vedo l'Inter. Sì, secondo me l'Inter è molto forte quest'anno, sta facendo un campionato con i contro-co. Lasciatemi, non posso dirlo. Ha preso Nainggolan, ha preso Lautaro Martinez, che poi bisogna vedere come affronterà la Serie A. Poi sta per prendere Versalico, ma quello che sto registrando il video il 31, uscirà il video il 1 agosto, e, ovvero domani per me e per voi oggi, e mancano altri 16 giorni per il calciomercato, quindi le posizioni in classifica possono anche cambiare eventualmente. E poi si stanno lavorando anche per Vidal, e avranno il centrocampo a parer mio a pari merito, cioè a pari forza della Juventus. E insomma, secondo me, ribadisco, l'Inter arriverà al secondo posto. Forse devono aggiustare un po' la panchina, forse, ma comunque ribadisco, l'Inter al secondo posto. Al terzo posto vedo la Roma. Sì, molti si aspettavano il Napoli, ma secondo me la Roma è una bella squadra. Certo, hanno perso Alisson, che gli ha parato il 90% delle volte. Ha perso Nainggolan, anche se l'anno scorso non ha fatto una stagione granché. Hanno preso Pastore, che secondo me è un giocatore di qualità immense. Poi ha preso Kluivert, che anche lui, come Lautaro Martinez, bisogna vedere come affronterà la Serie A, come... Se sarà adatto, no? Se si adatterà. Poi ha preso altri giovani, che i giovani di Munchi o Munchi o come si chiama, insomma, fanno ben vedere. E comunque, secondo me Schick farà una stagione interessante. Comunque prevedo la Roma al terzo posto, anche perché avranno una squadra collaudata come l'Inter. L'Inter è rimasto a Spalletti e alla Roma Di Francesco. Al quarto posto vedo il Napoli. Allora, parlando del Napoli, proprio in sintesi, sperando di essere in sintesi perché già sono passati quasi 5 minuti di video,
confermare la stessa rosa non vuol dire fare un'altra volta i 91 punti, non vuol dire fare una stagione della Madonna, anche perché penso che con Ancelotti noi penseremo più alla Champions. Poi starà ad Ancelotti a fare bene i turnover, a insomma a inquadrare bene varie situazioni. Il Napoli ha perso Reina, che sapete io non lo amo, però ha l'esperienza, più esperienza rispetto a Meret. Ora bisogna vedere chi sarà il terzo portiere, non si sa, si parla di Ochoa, magari. Serve il terzino destro e vi dico che se il Napoli riuscirà a prendere sto cacchio di top player in attacco, perché io non mi affiderei mai una coppia con Milik e Inglese, con tutto il rispetto per questi due ragazzi, se prenderà questo top in avanti, secondo me il Napoli può arrivare anche terzo e superare la Roma. E la Roma ovviamente al quarto posto. Al quinto posto vedo la Lazio. Sì, molti diranno, ma che è la classifica dell'anno scorso? Evidentemente perché me la sento così. La Lazio, se non cede, attenzione, ma vi dico questo, se non cede Milinkovic-Savic rischia il sesto posto. Rischia il sesto posto. Ma la Lazio è una squadra collaudata, è una squadra forte, ha perso De Vrij, ma al suo posto hanno Luis Felipe, che secondo me in prospettiva diventerà più forte di De Vrij, è molto probabilmente molto più tonico fisicamente, cioè che non avrà tutti questi infortuni, ecco qua gli ho mandato la siccia, e comunque la Lazio ha fatto anche un buon mercato, quindi... Attenzione alla Lazio. Al sesto posto vedo un'altra volta il Milan, ma lo stesso discorso di Milinkovic-Savic, cioè se non lascia la Lazio è al quinto posto. Se la lascia, Lazio al sesto posto e Milan al quinto, soprattutto se Milan dovesse prendere Higuain. Ok, perché si vocifera di Higuain oggi 31 luglio. Quindi attenzione che Higuain è un top fantastico e quindi Milan potrebbe arrivare al quinto posto. Quindi sta classifica il 31 luglio, 1 agosto è un po' difficile con il mercato di mezzo. Quindi io faccio una classifica, una previsione anche con i se, con i ma, lo so, sono molto indeciso, però è molto difficile. Detto questo, con i vari se, con i vari ma, in questo momento vedo Lazio quinta e Milan sesto. Però se dovessero arrivare a Milan Higuain, andare via Milinkovic-Savic, si scambieranno. Poi non si sa. Al settimo posto vedo l'Atalanta. Ha perso Petagna, perché però non era un granché. Avrà l'Europa League, anche se nel preliminare ha pareggiato 2-2, ma non mi ricordo se hanno fatto già il ritorno, probabilmente no. E comunque l'Atalanta l'anno scorso, pur avendo l'Europa League di mezzo, ha creato diversi grattacapi in Serie A. Quindi prevedo l'Atalanta al settimo posto, mentre all'ottavo posto la Fiorentina. Però attenzione, perché secondo me la Fiorentina può arrivare anche settima. Forse qui sbaglio. Perché la Fiorentina sta facendo un mercato buono, se riesce a trattenere Chiesa probabilmente lo tratterranno, ha preso la Font, che secondo me è un buonissimo giocatore, certo ha perso Badeli, ecco che è andato alla Lazio, che è un grande colpo per la Lazio, però secondo me la Fiorentina sotto sotto, se Pioli riuscirà ad amalgamare il tutto, può essere una bella sorpresa. Al nono posto vedo il Torino di Mazzarri, che non ha fatto, mi pare, movimenti di mercato impeccabili e comunque tranquillo al nono posto. Al decimo posto il Genoa con ritorno di Criscito, si vocifera la Xalta a Napoli, si vocifera, e magari, io dico magari, decimo posto il Genoa, perché io dico questo, Preziosi non deve cambiare la squadra ogni 6 mesi, perché altrimenti, che secondo me il Genoa merita l'Europa League, però tenena un De Laurentiis bis che pensi sul resort e va bene. Ora vi vado a elencare tutte le squadre uno per uno tranne le ultime tre, ovvero all'undicesimo posto il Sassuolo con Boateng che fa un grande colpaccio, al dodicesimo la Sampdoria che ha perso Zapata, quindi ha perso fisicità
e l'uomo in più, diciamo così. Al 13° posto Frosinone, il Frosinone sta facendo un mercato fantastico a parer mio. Al 14° posto il Bologna, 15° posto l'Udinese, al 16° posto la Spal, che alla fine ha lasciato la stessa squadra che aveva prima, e al 17° posto il Parma. Però con il Parma ci mettiamo in mezzo anche i 5 punti di penalizzazione. Il Parma è una bella squadra, amalgamata, ha fatto una buona Serie B. Bisogna vedere se il Parma riuscirà a ingranare bene dalla prima partita, perché i 5 punti di penalizzazione pesano, perché nelle retrocessioni ho messo squadre esperte in Serie A, e infatti nelle ultime 3 posizione ho messo 18° posto il Chievo Verona, che secondo me, se non è stato l'anno scorso, che ha rischiato molto l'anno scorso, secondo me rischierà quest'anno. Al 19° posto il Cagliari. Allora, io saluto Andrea Mereu, non so se mi segue, ma il Cagliari l'anno scorso ha fatto, se non erro, 33 sconfitte, e per una squadra che non deve retrocedere sono tante, quindi deve migliorare questa stagione. E se non cede Barella, allora potrebbe salvarsi. Ma se cede Barella, la vedo nera per il Cagliari. E poi al 20° posto l'Empoli. L'Empoli è vero, ha fatto una bella stagione in Serie B. Però storicamente, chi fa una bella stagione in Serie B, come abbiamo visto negli ultimi anni, fatica in Serie A. Comunque, io la vedo così. Ecco le 20 squadre della classifica. Fatemi sapere il vostro pronostico. Scusatemi per questa classifica, per questo pronostico della classifica con i vari se e con i ma ripeto, come ho detto prima, fare una previsione il 1° di agosto, mannaggia Sick Wolf, mannaggia, ti voglio bene, I love you, è difficile, perché Napoli bisogna vedere se prenderà un top player. Le squadre di medio-bassa classifica bisogna vedere se si rinforzeranno. L'Inter se prenderà Vidal, la Juve se prenderà un altro giocatore, perché il mercato della Juve è ancora aperto. Il Milan se prende Higuain, insomma è tutto pieno di sé. Comunque la mia classifica l'ho fatta anche con le varie varianti. E niente, detto questo, fatemi sapere la vostra, andate negli altri canali per vedere chi ha partecipato a questa iniziativa per unire la community. Un saluto a tutti, ci vediamo prossimamente, non so quando, forse farò una live più avanti, poi vedrò. Ribadisco i miei saluti, forza Napoli sempre, ciao, aiuto!